Un ricamo di isole e una rete di labirinti blu tra montagne innevate che si rincorrono una dopo l'altra e si moltiplicano all'infinito. I fiordi sono pura poesia e identità norvegese. Navighiamo sulle placide e gelide acque color smeraldo in un silenzio che definiamo nordico. Ardite pareti di roccia, montagne a strapiombo e cascate in successione annunciano uno dei fiordi più belli e profondi della Norvegia, il Geringer Fjord. Una grande scenografia che svela una drammaticità struggente e al tempo stesso la lirica di un paesaggio unico dalle suggestioni forti. Questa via d'acqua è chiamata familiarmente l'autostrada numero 1 della Norvegia. Era il 1893 quando per la prima volta prese il largo e iniziava il suo viaggio verso nord il postale, la nave che fu per molto tempo l'unico vitale mezzo di trasporto e comunicazione per raggiungere le remote e sperdute località dei fiordi, consegnando loro merci e posta. Oggi il postale ha perso la sua primitiva vocazione e si è convertito al turismo, trasformando le proprie navi in vere e proprie navi da crociera che percorrono su e giù la costa norvegese. Dopo 20 splendide ore di navigazione raggiungiamo Ålesund, il più importante porto peschereccio della Norvegia, famoso soprattutto per la pesca al merluzzo. Il centro storico di Ålesund è costituito da grappoli di edifici color pastello addossati gli uni agli altri lungo il porto. Un terribile incendio nel 1904 distrusse tutto il centro storico. Le fiamme divamparono distruggendo più di 800 abitazioni, lasciando senza dimora ben 10.000 abitanti. Fu una vera e propria tragedia. Il Kaiser Guglielmo II, grande estimatore della terra norvegese, inviò da subito navi di primo soccorso e abbondanti materiali per la ricostruzione della città. Insieme a mattoni e cemento sbarcarono architetti e ingegneri che pianificarono una perfetta cittadina in sintonia con il gusto architettonico imperante a quei tempi nelle città tedesche. Nel giro di 3 anni il centro fu completamente ricostruito in un eccentrico stile Jugendstil e il risultato è un gioiello architettonico dal disegno urbano formato da isole e solcato da piccoli canali. Una piccola città dall'aria diversa da qualsiasi altra città norvegese.